The Invisible War, la guerra invisibile, quando il vero terreno di battaglia sono le caserme. È il titolo di un documentario shock diretto da Kirby Dick e Amy Ziering, vincitore del premio del pubblico al Sundance Film Festival e ora nelle sale americane. Attualmente una donna dell'esercito statunitense su un fronte di guerra ha più probabilità di essere violentata da un suo commilitone che di essere uccisa dal fuoco nemico. È un problema del sistema, perché l'esercito, il Pentagono, il Dipartimento della Difesa fino ad oggi non lo hanno affrontato, lasciando indisturbati quelli che sono davvero dei violentatori seriali. Non li hanno perseguiti con la stessa determinazione con cui combattono una guerra. Loro sono i veri nemici che stanno all'interno. Bisogna perseguirli e prendersi cura delle vittime. Il Dipartimento della Difesa americano ha stimato in circa 19.000 gli abusi sessuali compiuti fra i militari nel 2010. One of the first things I was told when I checked in was don't wear any makeup because the Marines will think that you want to sleep with them. Meno del 14% delle violenze sono state denunciate. Questo per evitare l'umiliante fase del racconto dell'abuso e perché spesso i crimini restano impuniti. They actually did charge me with adultery. I wasn't married, he was. In una società civile, se vieni violentata, il giorno dopo non sei costretta a lavorare con il tuo stupratore. Se subisci violenza nell'esercito, invece, ci devi lavorare insieme il giorno dopo. Chi ha abusato di te non è stato ancora incriminato e normalmente si tratta di un tuo commilitone, di un pari grado, di un ufficiale. Questo dal punto di vista psicologico è traumatizzante. Il segretario della difesa americana, Leon Panetta, sembra sia rimasto molto impressionato dalle testimonianze delle protagoniste del documentario. Recentemente ha annunciato una revisione dei metodi di persecuzione di questi reati nell'esercito.